Pesaro studi e Morselli, a settembre ripartono le lezioni. Approvato il superamento dell'ASUR, nasceranno 5 aziende sanitarie. Carenze d'organico, gli agenti disertano la festa della polizia penitenziaria. Nuova Accademia Rossiniana sostenuta dalla Fondazione Severi. A fine luglio torna il Festival della Pizza Rossini. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento dal lunedì al venerdì con l'informazione serale di Rossini News, telegiornale di lunedì 4 di luglio che apriamo occupandoci di due luoghi dell'istruzione della città di Pesaro che risorgono dopo lunga inattività e lungo, possiamo dire, letargo. Primo su tutti l'Università di Pesaro che da settembre torna nella sua sede di Pesaro Studi e lo fa con due nuovi corsi di laurea che sono stati presentati oggi. Dalla sua chiusura datata 2017, Pesaro Studi riaprirà a settembre tornando a riabbracciare 5 anni dopo gli studenti universitari che sceglieranno di iscriversi a due innovativi corsi di laurea. Si tratta di due percorsi avanguardistici legati al campo dell'ingegneria e al mondo tecnologico. Sarà infatti presente il corso triennale di ingegneria per la sostenibilità industriale e il corso di laurea magistrale in lingua inglese Green Industrial Engineering. Due percorsi che già contano 50 prescrizioni di studenti provenienti anche dall'estero e l'Università Politecnica delle Marche e l'Università Carlo Bo di Urbino, che insieme hanno dato vita a questo nuovo progetto, puntano sull'attrattività di temi avanguardistici. Due atenei che si mettono insieme collaborano con l'obiettivo di realizzare una strategia fondamentale che è la strategia di attrattività, perché se noi ragioniamo in termini di mantenimento vi assicuro non andiamo da nessuna parte. L'attrattività si fa se abbiamo corsi validi, efficaci e in lingua inglese e noi abbiamo fatto questo, c'è un primo corso triennale particolarmente importante sui temi della sostenibilità, c'è un corso magistrale che continua il percorso in lingua inglese. Abbiamo già una cinquantina di prescrizioni dall'estero, il che è un risultato molto importante. Bisognerà ragionare su cosa fare per realizzare questo, perché il problema non è solo far venire, ma organizzare un kit di assistenza integrata, ma su questo dobbiamo procedere. È un tentativo di trattenere sul territorio i giovani promettenti e quindi speriamo, ecco, di riuscire in questo obiettivo. Questa era un po' l'idea, cioè abbiamo notato che ci sono questi flussi di giovani verso altre regioni e cerchiamo, e quando vanno fuori spesso non rientrano perché trovano opportunità di lavoro vicino alle sedi dove hanno studiato, quindi l'idea era di cercare di creare un'offerta formativa anche innovativa che guarda gli aspetti energetici e ambientali, sperando di convincere appunto giovani a rimanere qui e seguire questo tipo di formazione. Un risultato che è stato possibile ottenere anche grazie alla collaborazione del Comune di Pesaro, che potrà così godere di un rinvigorimento del Viale Trieste, visto che solitamente nel periodo invernale la frequentazione di quell'area si affievoliva. È la prima volta che due università si mettono insieme e potenziano sulla nostra città, quindi ne dobbiamo andare soddisfatti. Siamo molto contenti perché abbiamo avuto una richiesta da più parti del mondo, quindi arriveranno tanti ragazzi da non solo fuori Pesaro, ma anche fuori Italia, quindi ci stiamo organizzando per fare in modo di essere preparati ad accogliere questi ragazzi che arriveranno nella nostra città. Quindi ho contattato Erdis, che si è reso subito disponibile, l'APA Hotel, per appunto dare un contributo e un aiuto a fare alloggiare i ragazzi qui nella nostra città. Altra cosa importante, ho visto grande collaborazione da parte delle imprese del nostro territorio, perché oggi sono qui tutte presenti perché collaborano a che questo progetto possa andare avanti. Dall'università alla scuola pesarese da settembre riaprirà anche l'Istituto Morselli, completamente rimesso a nuovo dopo 8 anni di lavoro e anche abbellito dalle decorazioni e dai murales realizzati con la collaborazione del Liceo Mengaroni. Aspettando la riapertura di settembre dopo 8 anni di porte sbarrate, la scuola Morselli, costola del Liceo Mamiani, ha mostrato il suo nuovo volto nella prima domenica di luglio.
Tolte le impalcature dal cantiere, sono state svelate le facciate rinnovate dalla bellezza dei murales realizzati con il coinvolgimento del liceo Mengaroni. Forma estetica all'esterno per grandi contenuti all'interno di una scuola totalmente rimessa a nuovo da un'operazione interforze da 3.800.000 euro orchestrata dalla provincia. Qui abbiamo una scuola in ZEB, che farla su un edificio nuovo può essere anche facile. Farla qui, io devo dire che sono stati veramente dei maestri, dei grandi professionisti, sia l'impresa che Bartoli e tutto lo staff della provincia, l'architetto Bartoli e tutto lo staff della provincia che l'ha progettato e organizzato. Io sono felice che a settembre si realizzi quello che penso io. La scuola non deve essere un luogo dove devi solo studiare, ma deve essere un luogo dove studi standoci bene ed essere felice di stare lì. Ecco, questa la vedrete quando sarà inaugurata l'apertura ufficiale a settembre, lo vedrà anche la cittadinanza perché faremo un'inaugurazione. Queste sono per me le scuole del futuro. Noi in questi anni abbiamo sofferto la mancanza di questa scuola, recuperando spazi, non ultimo causa Covid, quello giù alla Viale Trieste. Però adesso la provincia si è dato una bella scatola, un bel contenitore, molto funzionale dal punto di vista energetico, dal punto di vista funzionale. Adesso avremo tutta l'estate noi per riempirla prima di tutto sugli arredi e l'aspetto logistico e organizzativo, perché la scuola è una cosa complessa, non è più solo libri e banche e sedie, ma tutta una serie di infrastrutture tecnologiche. Ma al di là di quello sarà importante poi di dare vita a questo edificio, con la presenza dei nostri ragazzi, dei nostri professori, che faranno scuola in un edificio importante della città. Lo svelamento del murale è stato anche apprezzato dal tour del Cater Raduno, che ha visto un tromblail di 10 metri per 8 sulla facciata laterale di Via delle Contramine, mentre il lato dell'ingresso principale in Via 11 Febbraio è ora un rosso pompeiano attorniato da finestre tamponate di 11 pannelli decorativi. A ideare il progetto i docenti del Mengaroni Paolo Mazzanti e Matteo D'Antuono, con la collaborazione della quarta E della sezione Design. Realizzazione invece ad opera del docente Giuseppe Rondina, dell'artista Francesco Zanotti, assieme a Mirko Ginepro e Simone Paci. Dare il tocco finale a questa scuola, realizzata con tutti gli ultimi aggiornamenti dal punto di vista sismico e dal punto di vista della tecnologia e del recupero. Noi con il professor D'Antuono, coinvolgendo una classe che è la quarta I, li coinvolgiamo e ci buttiamo a capofitto nello studio della facciata, della scritta e di quella parete cieca. Diverse vicissitudini su cui passiamo avanti ci portano a realizzare l'idea dei ragazzi della facciata e della scritta, mentre optiamo per un murales per la facciata cieca. A questo punto coinvolgiamo la sezione di audiovisivi e filmica attraverso il professor Rondini, che si avvale dell'artista Zanotti, e fanno il murales. E questo è quanto. Quindi il Mengaroni c'è, la comunità chiama e noi rispondiamo sempre presente. La giunta della Regione Marche ha approvato questo pomeriggio la proposta di riforma dell'organizzazione del servizio sanitario regionale. Dopo 19 anni dunque si supera il modello dell'ASUR unica e nasceranno invece 5 aziende sanitarie territoriali, una per provincia. Domani la stessa regione fornirà in una conferenza stampa i dettagli di un modello che intende ricostruire un rapporto più stretto tra ospedali e territorio per ottimizzare l'organizzazione dei servizi erogati. Ora la proposta di riforma passerà al vaglio della Commissione Sanità e del Consiglio regionale. Ed ora ci occupiamo della polizia penitenziaria, la cui cronica carenza d'organico ha portato oggi i sindacati di categoria a protestare e a disertare la cerimonia della celebrazione del 205° anniversario della nascita del corpo di polizia penitenziaria a causa delle condizioni lavorative in cui sono costretti ad operare i poliziotti nelle carceri marchigiane. Una carenza importante che a Pesaro si attesta ad una mancanza del 20% del personale e a Fossombrone del 14%. Più gravi le lacune nell'Anconetano, che superano il 30% di defezioni.
E cambiamo argomento. Manca poco più di un mese alla edizione 2022 del Rossini Opera Festival, che come di consueto è preceduta dall'allestimento dell'Accademia Rossiniana intitolata ad Alberto Zedda. Un'accademia che per la prima volta si avvarrà di un nuovo importante sostenitore che andiamo a scoprire in questo servizio. In 34 anni ha prodotto decine di affermati interpreti della tradizione rossiniana e non solo. L'Accademia Rossiniana, intitolata ad Alberto Zedda, ha avviato questa mattina le lezioni del suo consueto seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche connesse alla restituzione rossiniana e allo sviluppo dell'edizione critica. Al Teatro Sperimentale, prima apparizione dei nuovi 19 allievi per altrettante borse di studio assegnate quest'anno anche grazie alla novità di un partner d'eccezione come la Fondazione Meuccia Severi. Contentissimi di annoverare un nuovo sponsor per l'Accademia. L'Accademia ha avuto in passato un solo sponsor ed era straniero, Peter Moores. Invece questa volta è locale, di Pesaro, e la cosa ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. La Fondazione Meuccia Severi nasce come una fondazione con lo spirito e l'intento di sostenere eventi, manifestazioni artistico-culturali prevalentemente del territorio, a cui si aggiunge anche il focus particolare sul mondo della formazione giovanile. Quindi dall'incontro con lo staff dell'Accademia Rossiniana, diciamo, il passo è stato brevissimo a collegare il nostro nome e il nostro sostegno a un'istituzione così importante della città e benemerita, i cui risultati, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. Questo è il motivo principale. Ecco. Da oggi dunque parte il superlavoro di 19 allievi provenienti da Kazakistan, Russia, Spagna, Colombia, Armenia, Polonia, Germania, Cina e Italia, che saranno seguiti dalla masterclass di Ernesto Palacio con il coordinamento musicale di Ruben Sanchez Vieco e la collaborazione del vocal coach Luca Canonici, dei registi Ugo Deana, Rosetta Cucchi, Alfonso Antoniozzi, dei musicologi Federico Agostinelli e Marco Beghelli, del fisiatra Frank Musarra e del foniatra Franco Fussi. Prevista anche una masterclass del cantante Nicola Laimo. I ragazzi sono sempre 19, sono 19 le borse di studio. A dire la verità sono 18 più uno scambio con il Bolshoi, ma quest'anno lo scambio non si è potuto portare avanti per ovvie ragioni, ma diciamo abbiamo data la 19esima borsa di studio a questi ragazzi. E poi ci sono anche gli uditori, che sono parecchi, per cui insomma ci sarà da lavorare. Via dunque la formazione che il 18 luglio porterà sia al concerto finale allo Sperimentale sia al consueto viaggio a Reims nel programma del Rossini Opera Festival previsto fra il 13 e il 15 agosto. Accademia che sarà anche protagonista di una serie di concerti al Museo Nazionale Rossini e nei Salon Rossini previsti nei borghi di San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Gradara. 1.100.000 euro sono questi i fondi PNRR messi a disposizione dal Ministero della Cultura per l'adeguamento sismico e restauro di chiese della nostra provincia. Lo comunica CNA Costruzioni, che annuncia 5 restauri in provincia di Pesaro Urbino. Si tratta della chiesa di San Francesco di Cantiano e di San Francesco a Fossombrone. Sempre a Fossombrone sarà restaurata anche la chiesa della Santissima Annunziata. Fondi poi anche al complesso monumentale di Sant'Agostino di Mondolfo e a Santa Maria Maddalena di Urbania. E sabato è stata inaugurata al Centro Culturale Giovanni Santi di Colbordolo la mostra dedicata a Carlo Bo in occasione del ventennale della scomparsa del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Urbino. La mostra Carlo Bo e Urbino è curata dal professor Giorgio Tabanelli e documenta la presenza di Bo a Urbino dal 51 al 2001, anno della sua morte. Il progetto espositivo si avvale di documenti originali che ricostruiscono il rapporto del rettore con l'architetto Giancarlo De Carlo, che ha progettato la ristrutturazione di Palazzo Bonaventura, antica sede dell'Ateneo, fino alla costruzione dei collegi universitari. E torniamo su Pesaro, perché dopo 2 anni di stop per Covid è tornata la festa del porto, conclusasi ieri con lo spettacolo pirotecnico notturno dei fuochi d'artificio preceduti in mattinata dalla deposizione delle collane d'alloro al largo dell'Adriatico in onore ai caduti in mare e della Madonna del Porto.
cerimonia alla quale ha partecipato anche l'arcivescovo Sandro Salvucci. È stata una festa del porto che ha però avuto presenza ridotta delle tradizionali bancarelle a causa di una programmazione last minute arrivata al cospetto di un calendario estivo degli ambulanti già ampiamente organizzato. Ambulanti invece del mercato del martedì al San Decenzio che da domani saranno raggiunti dalla nuova navetta gratuita attivata dal comune per accompagnare i turisti ma anche i pesaresi dalla zona mare fino al mercato cittadino. Da domani inizieranno infatti a circolare le navette denominate El Marched che alleggeriranno il traffico veicolare ogni martedì fino al 30 di agosto. E ieri c'è stata anche la festa del CEIS, il Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro, celebrato a Casa Moscati in occasione del trentennale d'attività del luogo d'accoglienza cittadino dedicato ai malati di AIDS. Casa Moscati compie 30 anni di vita. Aperta nel 1992, nel marzo del 1992, per volontà di Don Gianfranco Gaudiano e Paolo Pierucci. Una casa aperta per la necessità di 2-3 persone inizialmente, gravemente compromesse per il morbo di AIDS. Una casa aperta per offrire la possibilità di morire accompagnati, morire serenamente avendo qualcuno che ti tiene per mano. Gaudiano ha aperto senza avere nulla nelle mani. Alcuni privati, la Fondazione Cassa di Risparmio e altri enti l'hanno aiutato nell'apertura e poi finalmente nel 1994 è arrivata la convenzione con l'ASUR Marchigiana che ha retto la casa e la regge tuttora fino a questo momento. A Casa Moscati ad oggi sono ospitate 10 persone, nel momento presente sono 9 uomini e una signora e una donna. Dentro la nostra casa si comincia e si arriva come primo obiettivo per curarsi, perché le persone arrivano da situazioni magari di salute abbastanza provata, dalla malattia dell'AIDS per il quale sono ospitate. Ma poi il vero obiettivo di tutti è riprendersi tutto ciò che è possibile della propria vita, dalle relazioni umane, alle relazioni umane, ai rapporti amicali, anche alla possibilità di rimettersi all'interno di una rete lavorativa o quantomeno di tirocini lavorativi. Questo perché la cosa principale è insieme lavorare, operatori e ospiti, affinché la vita continui, affinché tutti si possa avere i medesimi diritti di poter sfruttare al meglio le possibilità che la vita ci offre. Questa di Casa Moscati insieme ai progetti che porta avanti il CEIS sono dei progetti molto importanti per la città, una città che è molto ricca di associazioni, di realtà del terzo settore che da sempre lavorano per gli ultimi e in questo caso particolare prendono diciamo, l'eredità di Don Gaudiano e la portano avanti con forza e sempre con tantissimo impegno. Quindi come amministrazione comunale noi siamo qui a ringraziare tutto il lavoro che fanno i tanti volontari, non solo, che da anni sono dalla parte degli ultimi. Casa Moscati è entrato ora nel sistema anche sanitario della nostra regione, questo gli ha dato stabilità. Quindi è riconosciuta come una casa d'accoglienza, è entrata nella famiglia dell'RSA, quindi tutti i posti sono accreditati, anche adesso si accrediterà con la nuova legge anche oltre agli appartamenti anche il diurno qui presente, quindi da una parte c'è una sicurezza economica, dall'altro Casa Moscati deve fare i conti con una situazione che in questi anni è cambiata molto, cioè siamo una società ormai molto più propensa all'io rispetto al noi. E quindi di nuovo l'AIDS rischia di essere qualcosa di lontano dalla nostra vita. Ecco, il bisogno principale di Casa Moscati è che le persone, la nostra comunità, la nostra città si preoccupi di Casa Moscati, quindi anche delle emergenze, delle esigenze che possono nascere, soprattutto dal bisogno degli ospiti di socializzare. Vedo una realtà ecclesiale, civile, molto attenta verso gli altri, soprattutto direi verso gli ultimi, verso le persone che potrebbero essere considerate
emarginate o comunque scartate dalla società. Questo lo vedo sia, cioè, fa parte della storia di questa chiesa, di questa comunità, di questo territorio, e tutta l'opera nata da attorno a Don Gaudiano ne è un esempio, ma non è l'unico, perché vedo che davvero c'è una grande tradizione di bene fatto di attenzione verso l'altro. Cambio alla presidenza del Rotary Club di Urbino. Sabato la cerimonia del passaggio del martelletto al ristorante Nenè, in cui Andrea Paolinelli ha lasciato il proprio testimone al nuovo presidente rotariano di Urbino, Sergio Giorgini. Ci troviamo ad Urbino, a breve assisteremo alla nomina del nuovo presidente del Rotary Club di Urbino, Sergio Giorgini. Assisteremo alla cerimonia del passaggio del martelletto, passaggio di consegne tra il presidente uscente Andrea Paolinelli e il nuovo presidente per l'anno rotariano 2022-2023, Sergio Giorgini. Presidente uscente Andrea Paolinelli, lei oggi termina la sua presidenza all'interno del Rotary Club. Un bilancio di questi due anni di attività all'interno del Rotary? Bilancio molto positivo, perché abbiamo dato continuità alla storia del nostro club, al prestigio del nostro club. In che modo abbiamo dato continuità? Abbiamo dato continuità con la realizzazione di tanti service. I nostri service vanno sempre a favore e in supporto di coloro che hanno bisogno. Quest'anno posso ricordare alcuni tra i tanti, che vanno dal MOVIS, per esempio. Il MOVIS è un progetto dell'Università di Urbino, dell'Istituto di Scienze Biomolecolari, di Scienze Motorie, che in collaborazione con il reparto di oncologia dell'ospedale di Urbino, attraverso una ricerca hanno stabilito quanto una corretta attività fisica e una corretta attività alimentare possano influire positivamente nella guarigione delle donne operate di carcinoma, e noi siamo stati di supporto a questo progetto e continueremo ad essere di supporto. Quest'anno, per esempio, abbiamo donato 50 cardiofrequenzimetri per le donne che si occupano, che fanno attività fisica. Nuovo presidente per l'anno rotariano 2022-2023, Sergio Giorgini. Quali sono le linee di indirizzo del programma del Rotary Club di Urbino per l'anno 2022-2023? Il primo trimestre ci occuperemo della cultura e dell'ambiente. Nel secondo trimestre ci occuperemo della sanità e del sociale, nel terzo trimestre ci occuperemo della pubblica amministrazione, quindi tutte le facilitazioni e i rapporti con la pubblica amministrazione a favore dei cittadini, nel quarto trimestre ci occuperemo dell'economia e del lavoro, analizzando anche le grandi tematiche dei nostri tempi. Presidente, quale rapporto lega il Rotary Club di Urbino e la comunità? Il rapporto del Rotary Club di Urbino con la comunità locale è storicamente molto forte. Urbino, oltre che l'amministrazione e gli enti territoriali normalmente esistenti in una città, c'è anche una grande università. Questo per noi è un grande onore, è un grande pregio, e con questa riusciamo a interloquire e a formare dei progetti, soprattutto dei giovani e anche delle altre attività, le altre parti sociali. Lei ha appena terminato l'incarico di governatore del distretto 2090. Quali sono le esperienze più significative che ha maturato? Ma sicuramente abbiamo messo in campo quello che sono le linee guida del Rotary Internazionale. La prima è sicuramente quella di dedicarci al service, quindi riunire un po' le nostre forze, soprattutto in un periodo così difficile post-pandemico, ma siamo riusciti veramente a tirare fuori il meglio noi stessi. Abbiamo ritrovato un po' lo spirito rotariano, abbiamo ritrovato la voglia di far rotare, voglia di agire. Noi in fondo ci definiamo gente d'azione, quindi i nostri progetti si sono dedicati in primis a risolvere le problematiche anche emergenziali dei luoghi dove noi operiamo come club.
poi abbiamo allargato il nostro orizzonte, abbiamo fatto gli interventi naturalmente dove le emergenze sono diventate particolarmente pressanti, come l'Ucraina, alla quale lo stesso club di Urbino ha inviato già da subito dei presidi ospedalieri, e continuiamo ancora a mandare degli elettromedicali, che per noi rappresentano un piccolo contributo, ma per chi li riceve sicuramente sono dei salvavita. Dal 2013 il Rotary Club di Urbino è impegnato nel progetto internazionale Città Storiche UNESCO. Quali sinergie possono essere messe in campo? Ma io credo che ci sia la possibilità di continuare a collaborare. L'abbiamo già fatto in questi anni su alcune iniziative portate avanti dal Rotary. Possiamo tranquillamente continuare a farlo, c'è la massima disponibilità mia personale ma dell'intera amministrazione. Tutto ciò che è possibile fare anche insieme per valorizzare ancora di più la bellezza di questa città che è Urbino, non solo in Italia ma nel mondo, noi siamo assolutamente d'accordo, quindi massima apertura, massima disponibilità. E dal sabato di Urbino passiamo a quello di Monbaroccio, dove ha riscosso grande successo di partecipazione e di apprezzamento la seconda tappa di Conterranea, che si è svolta a Palazzo del Monte all'insegna del viaggio enogastronomico e culturale nelle terre dell'unica DOP olearia delle Marche. Un viaggio che nella serata monbaroccese è stato allietato dalla musica degli archi e degli ottoni di artisti di livello internazionale. Conterranea si concluderà il 9 luglio con la terza e ultima serata in piazza Marconi a Cartoceto. Due anni di festival e poi due anni di stop per Covid. Ora però è pronto a tornare. Parliamo del Festival della Pizza Pesarese Rossini, la manifestazione dedicata alla pizza, uovo e maionese più amata dai pesaresi. Un evento che tornerà da giovedì 28 a domenica 31 luglio nei giardini di Piazzale Matteotti. Aspettando l'ultimo weekend di luglio, la manifestazione lancia a fornai, pasticceri e pizzaioli del territorio l'invito ad iscriversi al contest che consacrerà la miglior rossini al piatto, la miglior rossini al taglio e la miglior rossini a colazione della città di Pesaro. E si conclude qui questo nostro spazio dedicato all'informazione di Rossini News. Come sempre però vi ricordiamo anche gli appuntamenti serali, che in questo lunedì 4 luglio vedranno alle 21:20 il nostro speciale realizzato ad Urbino, in particolare nello splendido oratorio di San Giovanni, in occasione della presentazione dell'itinerario dalla corte del Duca Federico, nuovo prodotto turistico degli itinerari di Confcommercio Marche Nord. E da Urbino passiamo a Fano, dove alle 21:40 vi porteremo alla scoperta degli eventi estivi di questo 2022 organizzati dall'Arena BCC della Città della Fortuna. Un ricco programma tra teatro, musica e cinema che, come detto, potrete scoprire dalle 21:40 su Rossini TV. E l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7:20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia sempre e rigorosamente in diretta dalle 7:20 dal lunedì al sabato. In occasione di domani, martedì 5 luglio, sarà a tenervi compagnia la nostra Emanuela Rossi. E invece si conclude qui questo nostro spazio dedicato all'informazione di Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.